la nuova sede dell'Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri di Novara, presso il Centro Studi Guido Donegani. Questo istituto, che per la complessità e la perfezione dei suoi impianti è il più grande d'Europa, studia le caratteristiche dei metalli leggeri ed è a disposizione di chiunque si interessi alle applicazioni di tali metalli. Ecco la sala di chimica. Particolare attenzione merita il laboratorio spettrografico, che costituisce la più completa installazione italiana del genere. Si studia ora una nuova lega. Dal pezzo di metallo così colato si ricava un provino che, accuratamente levigato e poi attaccato con un reattivo chimico, è portato al microscopio, come appare una lega alluminio-nichelio a forte ingrandimento. Anche i raggi X sono impiegati nella metallografia. Attraversando i pezzi metallici, essi rivelano la presenza di cavità, fenditure ed inclusioni altrimenti non rilevabili. Questo apparecchio, chiamato fotoelasticimetro, serve a determinare l'entità degli sforzi meccanici. Ecco infine un apparecchio di fisica assai suggestivo, un rocchetto di Ruhmkorff. Aprendo un circuito elettrico vi si induce una tensione di parecchie migliaia di volt, che genera scintille di qualche decina di centimetri.